fondazione di Roma nel 753 a.C., alla nascita della Repubblica nel 509, fino alle prime leggi scritte romane, le leggi delle 12 tavole, si assiste ad un progressivo intreccio tra religione delle origini e culti provenienti dalle regioni conquistate. Le divinità romane erano divise in due grandi categorie: gli dei indigetes, cioè propri della tradizione romana, tra cui Silvano, Cerere e Fauno, e gli dei novensides, cioè stranieri, i cui culti vennero introdotti in periodi successivi. Divinità di origine etrusca sono forse Minerva e Venere. Numerose poi le divinità di origine greca identificate col nome romano: Zeus, Giove, Poseidone, Nettuno. Il sentimento religioso non si basava su un rapporto spirituale con la divinità, ma sull'adempimento di una serie di atti di culto. I romani si definivano homines religiosissimi e homo pius era colui che aveva rispetto per il sacro. La pratica religiosa era un aspetto inscindibile della vita dei romani, sia in quella privata che in quella pubblica, politica e sociale.